addentrarsi in questa sfida, puoi trovare 10 scudi della sfida. Alcuni sono ben nascosti. Trova i 10 scudi per accedere alla sala bonus delle gelatine. Se non trovi tutti gli scudi al primo tentativo, puoi sempre tornare per provare di nuovo. Completa la sfida trovando l'ultimo scudo. Cominciamo. Carpe Retractum ha due utilizzi primari: portarti verso qualcosa oppure tirare qualcosa verso di te. Cerca di trovare una statua contro cui lanciare l'incantesimo, poi stai a vedere che cosa succede. Bentornati amici di Zio Papillon del Real Zio Papillon alla seconda parte del gameplay di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Dopo essere sfuggiti alla tremenda ira di un dissenatore impazzito di Azkaban, siamo arrivati ad Hogwarts e abbiamo appena cominciato, come avete potuto capire dall'introduzione, la sfida Carpe Retractum. Ci presenta una delle novità principali del gioco, la possibilità di giocare, come avevo detto anche nella parte precedente, con non solo Harry Potter ma anche con Ron e anche come Hermione, intanto che abbiamo trovato l'incantesimo Billobollo, come l'avevo rinominato in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Gameplay, sì, la camera dei segreti, gameplay che vi consiglio di andare a controllare nel mio canale. C'è anche quello della pietra filosofale. E ok. Carpe Retractum, come possiamo vedere, l'incantesimo che permette di tirare a noi alcuni oggetti oppure essere tirati noi verso quegli oggetti. Tanto qui abbiamo alcuni quadri, insomma, che tutti noi conosciamo, insomma. Questo sembra un po' Van Gogh, questo assomiglia, non lo so, uno della dinastia dei Ming, no? Credo. Vabbè, quello che è, dobbiamo trovare i 10 scudi della sfida, che se non mi ricordo male in questo gioco è anche obbligatorio trovare, altrimenti bisogna rifare tutto bisogna rifare la sfida proprio per intero, perché sennò non si viene ammessi agli esami di fine anno. Ma non vorrei sbagliare, spero di sbagliare. Comunque, tieni premuto il tasto freccia su per correre verso l'abisso. Quando arrivi sul bordo, continua a tenerlo premuto e premi il pulsante destro del mouse per saltare. Sì, che noi non facciamo, usiamo il vecchio trucco della barra spaziatrice. Questo assomiglia a non lo so a chi. Sono un po' corto di fantasia in questi giorni. Tanto qui le solite trucchetti delle gelatine. Troviamo subito un segreto, credo. No, sì. Grandioso. Infatti. Una figurina, mi sono però dimenticato di guardare chi era. Carpe Retractum può essere utile anche con delle corde. Forza, provaci. Provaci con le corde. Sì, mi ricordo che bisogna abbastanza guardarsi in giro, perché i trucchi, no, i segreti possono nascondersi veramente ovunque. Ma non in questo posto, a quanto pare. Abbiamo trovato il primo salvataggio e anche il primo tipo qua. Non ha un aspetto amichevole. Un impedito, sì, è vero. La sfida la vediamo tutta per intero, non l'ho detto prima, quindi mettetevi comodi perché potrebbe anche essere molto lungo, molto lunga questa parte. Sì, cose che avevamo già incontrato nel primo. Sono decisamente migliorati i doppiatori rispetto agli altri giochi, e anche la grafica è decisamente migliore, ma sono rimasto un impedito. Se questo è un impedito, sono rimasto un impedito. Ora mettiamo alla prova la tua preparazione. Merda. Alla prova? One shot double kill. Colpi di zucca. Splendido. Valgono molto di più delle gelatine. Sì, poi ci sono anche degli altri calderotti, mi sembra, che valgono ancora di più. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno visto la prima parte, addirittura in un
giorno sono riuscito a fare la bellezza di 60 visualizzazioni, cioè in due giorni praticamente, 60, più di 60 visualizzazioni, che insomma non sono poche, certo, rispetto a quelli di youtubers, insomma, di un certo calibro, quelli li fanno nel momento in cui sbattono gli occhi dopo aver caricato il video, spinto dopo aver caricato il video, però non è poco, 60 visualizzazioni. Spero che continuerete a essere così costanti. Speranza invana. Questo so chi è. No. Somiglia a uno di quelli della Costituzione americana. Questo l'ho già visto. Questo è Van Gogh. Questo non lo so. Boh, andiamo avanti. Basta perdere tempo. Questo gioco non c'è l'inutile limite di tempo che c'era negli altri giochi, ma guarda un po' te, che poi era un limite di tempo che era tipo 50 minuti. Di gelatine, che non fanno mai male. Non sono molto convinto. Tu fallo e basta. Sì, mi sto muovendo con così sicurezza, non perché sono assolutamente... No, non perché mi ricordo a memoria il gioco, ma perché... Non lo so perché. Questo io so chi è. David Bowie. No. David Bowie, sì. David Bowie. There's a star man waiting in the sky. Che sembra la mia canzone preferita di David Bowie. Personalmente è Heroes. Penso un po' alla canzone più famosa di David Bowie, sì. Heroes. We can be heroes just for one day. È un grande cantante David Bowie. Anche un ottimo attore. Ecco, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Ok. Apriamo un altro scudo. Proseguiamo. Salvataggio. Sì, procediamo spediti, non ci sono particolari difficoltà in questa prima sfida per il momento. Ancora, sempre gli stessi due quadri. È anche frustrante comunque, sempre gli stessi due quadri. Cioè. Quello sembra un po' Ian McKellen, Silente, Babbo Natale, un'unione dei tre. Intanto consiglio a tutti la puntata di Natale del Dottor Who di quest'anno, molto molto bella, proprio con Ian McKellen nel ruolo, cioè, che doppia i pupazzi di neve che sono i nemici principali, davvero bella. Vi consiglio anche il Dottor Who. Intanto qui incontriamo il Granchi di Fuoco, quelli che insomma sparano... Ispara culi, mi sembra li abbia rinominati. Lo scocciatore. Lo scocciatore potrebbe essere un buon nickname. Ricordo che quello che nel... Se andate a vedere i miei gameplay precedenti di Harry Potter, ma anche l'unica parte che ho fatto di amnesia fino a questo momento, c'è uno scocciatore, no? Che ha il nickname Tito Enix per il momento, che sta cercando un nickname. Ecco, io consiglio Tito Enix, ma se avete qualche idea migliore potete scrivermelo qui sotto i miei vari video, oppure su, anche su Twitter mi trovate da Zio Papillon. Tanto qui abbiamo sconfitto il sparaculo, adesso sarà tutto contento perché l'ho citato. Quanto sono contento. Rischio. Siamo a 5 intanto già. Non mi ricordo male, in questo gioco la sfida Glacius è forse la più divertente. Anzi, sicuramente la più divertente, la sfida Glacius. Carpere Trattum.
erroraccio questo. Un po' troppa fretta qui, si può anche dire. Lo posso fare così. Qui devo dire che sinceramente non so come faccio ad arrivare da quella. Non so se magari schiacciando quella roba. Sì. Bitch, please, I'm Bill. Non penso si sia sentito quello che... No, scusate, bitch, please, I'm Alan Rickman. Scusate, mi sono sbagliato. Che cazzo? Vabbè. Ricco sempre. Che questo l'ho già visto da qualche parte. Ho un sacco di immagini in mente, ma non ho i nomi, mi dispiace. Per il vostro intrattenimento, mica per altro. Mi sa di no, però. Qui sicuramente bisogna fare qua. Ah, ok. Dung. Carpere trattum. Alo Amora. Mamma mia! Brothers! Ancora! Oddio! Fortuna non è come nella pietra filosofale che bisogna rifarsi tutto il pezzo da cui non, dal libretto, perché sennò ero già qua che bestemmiavo. Sicuramente bisogna andare a fare qualcosa, perché ho visto anche uno scudo. Si chiama Speedy Gaming. Coccan, quanta roba! Mamma mia. Se in questo gioco non ci sono più i bauli dove uscivano delle robe, o bauli in cui usciva un'altra roba, o bauli da cui usciva Pix. Spero, se non mi ricordo male, perché se mi ricordo male mi prenderò veramente un altro colpo al cuore. Alcuni dei momenti migliori sono del gameplay di Harry Potter e la Camera dei Segreti, sono proprio i miei spaventi di fronte all'uscita di Pix da alcuni bauli. Molto divertente, veramente. Mi sto divertendo, sto ridendo, guarda. Altri impediti. Aia. Mori. Depulso. Merda. Ricco sempre. Depulso. Mamma mia. Bisogna veramente di avere un impegno quasi in questo momento, da quanto sto giocando veloce. Ma non è voluta, è che proprio non lo so. Viene da giocare veloce in questo momento. Scoprire perché non si apre sta roba qua sotto. Magari ci arrivo dopo. Non lo so, spero, perché poi ci sono degli stendardi un po' a caso colorati, ma boh. Ah, ok, adesso mi ricordo. C'è il gargoyle, e qui apro col Lumos.
È involontario, guarda, sono anni che non gioco a questo gioco, ma non so come mai mi ricordo veramente mi ricordo parecchio di questo gioco, nonostante tutto. Sembra quasi che ci abbia giocato ieri l'ultima volta. Ah, brutto errore, però non avevo aperto questo. Opla. Sì, questa parte posso dire di averla affrontata veramente molto velocemente. D'altronde, sai, non c'è Claudio Moneta, non c'è la voce di Claudio Moneta, non ci sono battute esileranti, quindi insomma le sfide sono un po', sono abbastanza lisce, filano via lisce, insomma. Della PlayStation comunque c'erano le sfide che erano infinite di questo gioco, lo ricordo benissimo, mamma mia, erano lunghissime. Infatti, come ho detto nella prima parte, le sfide della PlayStation sono infinitivamente più belle. No, scusate, il gioco della PlayStation è molto, è infinitivamente più bello di questo, per varie ragioni. Però a quanto pare stiamo per terminare già la sfida. Molto più bello e molto più vario anche. Stiamo per terminare la sfida. Mi congratulo con me stesso anche per la velocità. Forse è stato difficile. E vai! Questo mi piace. Le altre sfide comunque mi sa che sono un po' più lunghe. No! È la sala grattami il culo per favore che c'ho spizza. Secondo te, Ron? Oddio, io odio le sale dove hanno usato le gelatine perché non so mai che percorso fare, che percorso privilegiare. Vabbè, recuperiamo tutto quello che possiamo. Ah, cacchio, queste robe non si aprono neanche, penso. No, non si aprono. Triste. Facendo il possibile per fare meno schifo possibile. Beh, sicuramente ne abbiamo parecchie di gelatine, dopo questa parte. Ne abbiamo già 500 e passa. Ok, scendiamo. Mi anda questa. Talmente veloce che non ha neanche il tempo di crearsi il simbolo, pensa. Questa parte sono indecisa se chiamarla Carpe Retractum oppure Speedy Gaming Show. No, sta finendo il tempo. Peach, please. Finisce qui il tempo a nostra disposizione. Wow, tu sei so cool out there. Dove siamo? Quelle porte ci riporteranno in qualsiasi sfida dell'incantesimo completata. Nice. Puoi tentare di nuovo la sfida Carpe Retractum se vuoi, Ron. Assolutamente no. Continuare a esplorare. Fai strada tu, Ron. Direi che continueremo ad esplorare, ma nella prossima parte andremo avanti nel gioco e scopriremo se scopriamo qualcosa di nuovo. Grazie a tutti quelli che hanno visto questa interessante sfida che ha visto Ron conquistare tutti e 10 gli scudi messi in palio dalla sfida. E per ora è tutto. Un saluto dal vostro Zio Papillon di Real Zio Papillon. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. E
da ora alla prossima parte. Se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma. A presto.